La Camera dei Deputati ha rigettato l'emendamento sulle quote rosa per la parità uomo-donna nel Parlamento. Nonostante la popolazione femminile in Italia sia poco più di 29 milioni, mentre quella maschile poco più di 27, le donne alla Camera sono solo il 31,4%, al Senato solo il 27,3%. Così Desirée Di Geronimo, nonostante sia l'unica donna a candidarsi al sindaco di Bari, non ha strumentalizzato la data dell'8 marzo per la sua campagna elettorale, ma il giorno dopo, il 9, all'Hotel Excelsior, davanti ad una platea numerosissima, ha radunato rappresentanti di tutte le formazioni per dibattere sull'impegno e la passione delle donne in politica. Con la moderazione di Nunzia Bernardini sono infatti intervenute Daniela Maniglio per l'area di centro, Assuntela Messina di Barletta per il PD, Irma Melini, che ha creato all'interno di Forza Italia le Capitane Coraggiose. E giustamente... Beh, io mi aspetto una tessera d'onore nel vostro club delle donne, delle Capitane Coraggiose, perché se c'è effettivamente una cosa che richiede grande coraggio, non è tanto il lavoro che ho fatto prima come pubblico ministero, che nonostante 5 anni di scorta, nonostante aver combattuto contro i più pericolosi clan di questa città, aver concluso oltre 60 processi di DA facendo condannare più di 500 persone in questa città, eccetera, mi ha ovviamente sovraesposta, quanto invece da donna decidere di smettere quella toga che comunque una protezione te la dà. È molto diverso invece levarsi quella toga e decidere da donna, già primo grande handicap, perché è un handicap in questa società osare fare una cosa del genere, di candidarsi a sindaco, per di più senza un partito alle spalle. È evidente che più che capitana coraggiosa qualcuno potrebbe pensare di me che sono completamente folle e completamente, diciamo così, incosciente. Io credo invece che sia una scelta che solo una donna, ragionando da donna, avrebbe potuto fare. E lo dico questo con grande convinzione, perché sono convinta che solo una donna, come ha fatto per esempio un'altra donna, Yaya Calvio, a Ortanova, quando è salita su un palco a denunciare, si è dimessa da quella giunta. 9 farabutti, ovviamente politicamente parlando, 9 farabutti, purtroppo costringono voi e me a stare qui adesso in piazza. Dice, ma perché parli di 9 farabutti? Perché io adesso vi racconto per filo e per segno e faccio nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono di tutto quello che ho dovuto tollerare in 2 anni e mezzo di amministrazione. Lo dico di una donna del PD, perché crede che in queste cose le differenze ideologiche contino molto poco. Credo però che solo una donna abbia quella coerenza, quella credibilità, quella convinzione che deriva dalla tenacia, dal sacrificio che contraddistingue dal primo momento della vita sociale di una donna, appunto una donna, possa buttarsi in un'avventura del genere solamente perché crede in qualcosa, solamente perché ha dei valori, solamente perché crede in un'idea. Infine la testimonianza di Lella Fazio, madre di Michele, ucciso per errore a Bari Vecchia. Lella Fazio, tu sei un testimonial di questa iniziativa di Riconosciamo Bari sull'impegno e la passione delle donne. Perché? Beh, perché noi donne dobbiamo lottare per avere un futuro migliore, perché parliamo però nessuno ci ascolta. Invece noi la forza siamo noi per andare avanti e noi gridiamo per la nostra dignità, per un futuro migliore per i nostri figli, che parliamo però non ci ascoltano nessuno. Allora il nostro impegno di tutti noi donne di avere un futuro migliore e di ascoltarci
chi sia sia la nostra voce. Desiree Di Gelonimo si è battuta ed è stata molto vicino alla vostra tragedia, però è anche vero che voi siete stati molto forti nel riuscire a fare in modo che il dolore che avete subito possa non essere ripetuto da altre situazioni. Infatti, io ringrazio tanto la dottoressa, mi è stata vicino allora per il fatto di mio figlio e mi ha aiutata tanto per trovare gli assassini ed è una donna molto forte e combattiva. Infatti lei vuole il meglio di questa città, vuole aiutare noi cittadini e io dico, spero tanto che vinca anche lei, perché che lo faccia bene per governare bene la nostra città.